abbiamo voluto realizzare quella che per noi è una sorta di ricognizione sulla fotografia italiana contemporanea, attraverso una ricerca ampia e lunga e anche combattuta insieme al gruppo di Phantom. Abbiamo visto che c'è un'estrema varietà e un'estrema vitalità. L'abbiamo voluto restituire anche attraverso un'immagine che poi è quella dell'invito, che è di fatto un arcobaleno preso da un programma di Photoshop che mette in mostra questa gradualità cromatica che corrisponde anche a un essere della fotografia oggi. È un momento molto particolare per la fotografia italiana. Non accade da diversi decenni che la fotografia italiana sia al centro dell'attenzione internazionale. Adesso i riflettori sono puntati sui nostri autori anche dal punto di vista editoriale. È un momento molto molto positivo, è un momento di confronto, è un momento di apertura. Ci siamo concentrati su una serie di autori, su una serie di artisti che erano particolarmente vicini a noi, artisti con cui abbiamo già lavorato in passato. Non c'è dubbio che il sistema della fotografia in questo paese sia molto più allargato e che quindi nelle prossime puntate, nel corso del tempo, sarà possibile introdurre nuovi autori, nuove visioni, nuove sperimentazioni. A lavorare a questa mostra ci siamo accorti che non avremmo potuto non inserire una parte dedicata all'editoria. Questo perché oggi moltissimi progetti nascono come libro prima ancora che diventare una mostra e per questo motivo abbiamo pensato che fosse bello e importante dedicare loro uno spazio. Abbiamo organizzato una serie di incontri più o meno settimanali in cui invitiamo gli artisti e anche gli editori a presentare qui i loro progetti. Questo perché i libri sono fatti per essere sì guardati, ma anche toccati, sfogliati e quindi conosciuti.